Guarda che bella sigla, Madonna, quanti siamo? Ci siamo stretti. Tampone rapido per tutti, ditelo, perché sennò qui non ci sono le distanze. Ovviamente, però. Ovviamente. Mare, come è risultato il tuo tampone? Io mi dissocio. Da cosa? Dal tampone. Ah, ok. L'ho fatto tante volte, sempre negativo. Sì. Avevi detto che però... Ah, è vero. Ecco, esatto. Perfetto, c'è anche Albo. Benvenuto tra noi. Cosa ne pensi, Michael, del nuovo taglio? Ah, sta bene. Allora... Sì, pensavo fosse difficile far peggio, invece ce l'ha fatta. L'ho fatto in onore di Albo. L'amorosa di Mare ha mandato una foto a Bache. Come gli... amorosa di Mare? Ah, non lo sai. Fidanzato. Fidanzatissimo. No, ma pure con una bella figa. Sei veramente il più grosso miracolato. Oh, è arrivata la donazione di Alessia. Ancora Alessia che dona. 2 euro. Sempre lei. Scusate, mi ha promesso Fonta. No. Ci hai sbagliato. 5 euro. Grazie. Fai vedere. Vuoi il resto? No. Oh, quindi questo è il vostro PayPal. Questo. Il microfono, Fonta. Sono gli ultimi rimasti. Scusi, Li voglio lasciare qua. Una volta andavamo almeno a Ventelli, però è cambiato per tutti. Volevo dire, l'amoroso di Mare ha scritto a Bache, gli ha mandato una foto di Mare appena rasato e gli ha scritto: spiegami adesso come faccio a chiavarlo. Te ce l'hai la risposta. Dovrebbe essere quasi anche prima. Abbastanza. È un grande? Maggiorenne. Perché ti costruiscono questa nomea qui? Io non l'ho capito. Ha detto capito. Che sono il più grosso miracolato di tutti. Ma intendeva perché non cavi? Hai visto l'amorosa di Guido? Dopo no, no, no. Cambi idea. La regia ci abbandona, però non puoi ci fare abbandona. Questo. Viva la figa, che è là, bravo, siamo con te. Siamo d'accordo. È arrivato anche Ditch, Berti, cosa dice? Dopo sto video bisogna un po' aggiornare il Figadex. Giustamente Ditch è lì in cameretta che... Posso dire una cosa? Vai. Cioè, non so se vi vergognate, ma non avete ancora detto ricordato niente. Una cosa importantissima. Cosa è successo? Ai 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 ai. Oggi è il compleanno del King. È vero. Cioè, 32 anni. Ha mantenuto Malpassi per non so quanti anni. Ma speriamo che lo faccia ancora nel momento del bisogno. Cioè, auguri King, auguri. Oggi pomeriggio è crollato sul divano, dovevamo vederci, ha paccato perché è crollato, quindi penso stia ancora dormendo. Se no, Fre, salutaci, però ha ragione. Chi è che scrive Michael? Ma perché c'è una festa dietro Michael? Ah, una testa. È Matti Mal. Chi è quella testa? È Matti Mal. Esatto, raccontaci. Quello lì è il mini Mal. Fonta, racconta mini Matt. Sono 10 anni che questa qui è in ufficio alle Indie. Perché io una volta assomigliavo con la testa lì, Bert. A volte dice cose più intelligenti di Malpassi. Tipo lunedì nei video. È perché Matt vi manca talmente tanto che lo volete sempre insieme, esatto, a voi. Sempre con noi. Vai, Bache, conduciamo Matti, un po'. Dici un po' chi sono queste due persone che abbiamo qua in mezzo al salotto. Allora, innanzitutto, colonne portanti, bisogna dirlo anche perché, cioè. No, non va bene. Fonta, socio. Abbiamo due tipi di soci all'Indy: socio lato proprietà, quindi Fonta in poche parole. Quello che hai i soldi. Ecco, bravo. Bravo. Infatti, vedi, 10 euro. 10 euro Fonta 10 5. Euro. Michael 5, giustamente. Invece, Michael è direttore storico delle. Socio e direttore storico delle Indie. Manca Albo perché alle 9:30 va a letto. Non è che posso venire a 10:30. Certo. Come cazzo faccio? Detto questo, vai. Dovremmo avere anche una foto di eccola qua. Abbiamo cercato. Il terzo non è Albo. Il terzo non è Albo. Abbiamo cercato in tutti i modi una foto di voi due insieme. Abbiamo trovato questa che diceva molto simpatica. Uno dei tre non è più vivo. No. Tutti vivi. C'è tutti vivi. Perfetto. Gliela tiri così. Lo conoscevamo solo noi. Pierino. Io so che è Pierino. Il nome all'anagrafe non lo so. Però è Pierino. Pierino. Bach ha fatto vedere una foto. Ho trovato Michael e Fonte, ma c'è sto qui nella foto. L'ha detto così oggi. Ho detto c'è Pierino. che non sapevo il nome. Festa però... delle scuole, cos'era? Tipo un 6 giugno, 10 giugno. Eravate giovani. Meglio Lele sì. DJ o la sì, fica? Sì, sì. È una bella domanda. Eravate belli e giovani. Non saprei il bello. Siete peggiorati un po'. Sono ancora belli. No, Michael è migliorato. È migliorato Michael? Sì. No? Io mi concentrerei su Alvaro Vitali. È migliorato anche lui. Comunque vai, che raccontaci un po' di storia indie, leggendola, perché te non eri ancora nato. Io non ero ancora nato. E facciamocela raccontare un po'. Ma sai che non eri nato neanche tu in realtà all'inizio. Stavo qua per nascere. Stavi però, per nascere. Allora io solo io lì. No, te e Michael. Bisogna che la storia ce la racconti Fonte, perché io qui leggo 1987 88. Costruzione 88. Discoteca Marilyn. Sì.
88 al posto della birreria Zoom Capitan, ecco, birreria bavarese. Questa? Cioè, direi che è questa, cioè, queste una volta erano le Indie. Lì dove ci sono le Indie? Lì, sì, la parte, non è vero, è la pista centrale delle Indie, lì, sì, sì, giura. Ed era una birreria già in disuso da 2-3 anni. Ed era tutta campagna, tutta. Voi eravate già pieni di soldi, i vicini, non c'erano vicini, non c'erano vicini, amici di Mike, non c'erano vicini, nessuno, erano pochissimi. Il comune di Cervia ci ha anche detto proprio: quel posto va bene perché non ci sono vicini. Fate una e grazie al cazzo. Fate una discoteca lì, che fatela lì, che serve lì, e non date fastidio a nessuno. Poi dall'anno dopo hanno cominciato a fare anche le case perché volevano stare vicino. Giustamente hanno detto: abbiamo fatto la discoteca, facciamo anche le case. E la discoteca l'ha proprio fatta Fonta, okay. Sì, guarda, quello sono io, sì, erano dei costruttori. Stava mettendo solo, tra l'altro, che umiltà, che sta usando i mattoni dei muri, guarda, delle Indie. È l'attuale Campusa, che veramente è un cazzo. Questa foto è abbastanza, no, quella lì è dietro di me c'è l'ingresso dell'ufficio, quindi a sinistra i bagni. Quello è il bar 1. Ah, okay. Incredibile. Sette. Foto abbastanza emblematica, perché giustamente probabilmente lì c'era gente che lavorava, Fonte ha seduto in posa. Capito? Ho 10 anni, 11 anni, cosa devo fare? Controllavi il titolare. Lui non fa un cazzo da 30 anni, io lavoravo a 10 anni. Ecco, mio babbo e mia mamma sono collegati. Adesso esce che non faccio un ca. Era meglio bere. Ma lo sanno meglio se di me. Se tu vuoi trovare Graziano nella sua fabbrica, te fai uguale. Esatto. Io vado a allenarmi adesso in fabbrica. Poi dove siamo andati? Primo anno 88, Marilyn. Com'è partita la discoteca? Male. Ah, male, male. Primo anno Marilyn, male. Poi dopo è cambiato il direttore artistico, è arrivato Rino Moschini, okay, che era proprietario del Bobo. Cioè, era il Michael dei tempi? Sì, 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 il Michael dei tempi. Molto di più. Sì. Era un... Sì, sì, sì. No, bravo, molto... Ha svoltato, cioè, è proprio anche con l'umiltà. Momento umiltà, versione umile, è arrivato con lo zainetto pieno di umiltà. Non sembra, ma sono umile. Il Covid ha cambiato tutto. Devo. I locali chiusi sono umili un casino. E quindi niente, è cambiata, cambiato nome, è cambiato tutto. Estate, 89, inverno, facevate tutto? Solo estate, per i primi anni solo estate. E Moschini ha fatto rivoluzione totale del locale. E poi sono arrivati gli anni 90. Ma quando tu avevi 17, 16, 18 anni? Io andavo a Roxanne. Cioè andavi da un'altra parte? Sì, perché lì c'era mio babbo. E allora ovviamente giusto per essere coerente. Dici, cazzo, me ne frega della mia discoteca. Roxanne, no, a parte che noto c'era gente un po' più grande. Locale degli sballoni. Ah. Sì, c'era anche la sua amorosa moglie. Che adesso era lì con me. Cervese. Salutiamo la mano. Salutiamo la mano, esatto. Cervese ruspante, dai. Sì, sì. Locale dove si pogava, musica bella, non come e la tua. Invece le Indie nasceva come locale fighetto? C'era gente un po' più grande di adesso. Okay. Diciamo che era una media di età come adesso quando facciamo le serate. Ma quanta gente teneva all'inizio? Non come adesso, immagino. No, tutta la parte del privé non c'erano, c'era soltanto la parte centrale. E quella parte lì quando è nata? Io non le so veramente queste cose, sembra organizzata. Ma... Dopo 6-5 anni. Non sai neanche te, forse. No, esattamente non mi ricordo. Ci sta, ci sta. No, era il 5 anni, e poi dopo tutti i privé di là, giardino davanti, ma perché grandito, ne avevate bisogno, cioè iniziava a venire più gente di quella che potevate contenere? Cioè, beh, erano begli anni, erano bei tempi, come si dice. Anni 90, meraviglia, a Cervia c'erano 7-8 discoteche, lavoravano tutte. Come 7 a Cervia? Sì, sì. Porca miseria. Penso a partire dal Thai, poi c'era, vabbè, quelli che ci sono anche Thai, poi c'era Rock Planet, lo Zorro, sì. E adesso? Poi c'era il Geodrom, no, perché Cesenati, quando ti ho detto scrivimi una piccola cronostoria delle Indie, mi hai detto benedetti anni 90 per le discoteche. A Cervia ce n'erano 6-7, tutti lavoravamo tantissimo. Adesso c'è rimasto solo un locale che funziona, per fortuna è il nostro. È finito il momento umiltà. No, io ho letto testuali poco. Ho letto testuali parole. No, poi è anche scritto: poi sono arrivati i social e malpassi. Dopo è arrivato il Covid, allora vaffanculo. Esatto. Queste le parole di Fonta. Ho ristretto un po' il concetto, ma dono della sintesi Fonta. Dono della sintesi per sé, perfetto. Quando sono arrivato io nel 2014 alle Indie, abbiamo, ci siamo. Ce l'abbiamo la foto di Matt. DJ Mama? Cioè? DJ Mama, DJ Mama è precedente. Poi però il Matti con Enjoy Network è arrivato qua, con i palloncini, nel 2014. Costantino della Gherardesca. ce l'ha. Uguale. È vero, cazzo. Bello bronzato. Ma quella con la barba bionda non ce l'hai? Ma ero brutto davvero,
L'abbiamo già usata quella con la barba bionda. Con la Randi. Stavo con la Randi. Incredibile. Chi era il bello della coppia? Salutiamo la Serena Randi. Salutiamo anche la Serena. Alessia Cavina scrive che figo. Che figo. No, questa è una bugia, Alessia. E dire che Alessia, ma cosa ti sta facendo? Cosa ti racconta? Comunque me lo dicevano in diverse a quei tempi, sì. Eri figo? Che ero figo. Ma forse è il potere delle discoteche. È l'omaggio. A te ti hanno aiutato a chiamare le discoteche? Non ci andavo, quindi no. Ok, bravo Fonda, mi piace. Va bene, Bache, aiutami nei collegamenti qua, li hai messi tu tutti i contenuti, Ah, ti aiuto. Io non c'ho la lista, non so cosa è la prossima foto, che cosa verso no, cosa stiamo andando. Qui, ma per me è sono preparati. È il bello che è tre ore che sono sei preparano. Righe, ma non se le ricordo. Sì. Non ci sono i momenti morti, non ci no, sono. In realtà stanno fingendo, esatto, lo sanno benissimo, cioè. Solo per fare un po' ma di non ci date fiducia. Vai, manda. Oh, ecco, no, vedi. Questo non me la ricordavo. Qui eravamo in vacanza con la Randi. Qui con la Randi. Formentera con la Randi. Vedi, qui per dire che è nata una bellissima amicizia, sì, vedi, mano nella mano. Ma che fisico avevo? Cioè, oh, veramente eri. Madonna. Sì, mi ricordo che dopo lì ti hanno attaccato il coso per respirare in bocca, dopo la foto. Com'è andata la vacanza, Michael? È andata bene, sai che ci conoscevamo, eravamo amici, ma non così bene. Quindi ho detto, vado in vacanza, mi porto dietro due soldi. Praticamente all'ultima sera mi doveva pagare le cene, che non avevo più niente. Stati bene però, Non sapevo come fare. La Randi com'è stata secondo te? Benissimo, è stata bene anche la Randi. Sì. Cambiamo il discorso. Sì, volevo dire. Parlava di famiglia. Io lo sapevo che era Alessia Cavina abbandonato. Io, non commento più. Io lo sapevo che era rischioso, ma ho voluto farlo lo stesso. Va bene così. No, dico la diretta. Si fa per scherzare, ovviamente. Sì, per scherzare. Venendo ai tempi un po' più recenti di India, ci colleghiamo alla parte dove Michael la fa da protagonista. Chi è il bastardo che chiede quando si torna a ballare? Dai. Io sono Emanuele Leonardo. Allora ci prendi per il è culo. È la nostra mascotte. Lui è quello che fa la mascotte Enjoy nelle serate. Ok, tutto. No. Quello che suda poco lì dentro. Esatto. Quando si torna a ballare, non so, a agosto ci vediamo, dai. No? Albo ha detto metà luglio. Metà luglio. L'altro giorno gli faccio, ma cosa faccio Albo con la casa al mare? Allora, luglio e agosto prendila. Ma ha detto così. Rassicurante. Forse voleva fare dei pranzi al mare. Può essere. La volta in gioia Ferragosto. No, comunque adesso andremo a parlare di contenuti abbastanza caldi. Contenuti hot, anche perché abbiamo sicuramente una foto che ho selezionato io di quando Michael ha iniziato poi la gestione delle Indie, che è il nostro bel C1 per la regia. Madonna, Sasso, com'era bello. Guarda che... Osta, però... giuratemi che quello è Sasso. Quello è Sasso. Guarda, da cosa si capisce che eri già il boss, perché avevi già l'auricolare. L'auricolare. Quanti anni l'hai tenuto quell'auricolare? Solo l'ultima... No, ce l'hai ancora, No, adesso non lo porto più perché sono più rilassato, mi fido di più e quindi non perché, lo porto. Perché è arrivato Matti Malp, per quello che sì, ti fidi di più. Avendo Mattia al mio fianco non ho più pensieri. No, anche perché quando andava negli ingressi a litigare con quelli che rimanevano fuori, dopo quello ricordare sembrava uno sbirro. Detto, no, sì, adesso te li fai entrare, sono soci. Cioè. Adesso sono soci. Adesso li hai nel salotto. Io mi dissocio da questa dichiarazione. Razzismo, attenzione. Sì, vai, quindi Michael nel 2009 inizi la direzione artistica? 2008-2009. Giusto, Fonte è stata una bella scelta. Vabbè, Fonte, messaggio con chi ti parla. Fai quello che vuoi. No, stavo guardando la diretta. Ma è giusto così, è come se fossimo a casa. Siamo nel salotto di casa. Fonte non lo sapeva neanche che me l'avevo preso. Stava dormendo, Fonte. Quindi è stata una bella scelta, Michael. L'ha fatta suo babbo, lui non c'era. Quindi Fonte l'ha ereditato la scelta. Sì. No, facevi bene, il PR e poi hai sgomitato? O sei stato scelto? Ho fatto un anno, un passaggio dall'Energy al Fu Aceto Divino come pubbliche relazioni e poi ho fatto l'inverno, l'estate successiva e alla fine dell'estate dal nulla è arrivata questa telefonata. Adesso vi racconto Michael come faceva a far gente. Ma eri già insieme ad Albo? No, io e Albo ci odiavamo profondamente. Ma che raccontami un po' questa cosa. Non ci potevamo vedere. Ci odiavamo proprio, eh? Ah, sì. Vabbè, adesso voi vedete Albo tutto perfetto, tutto preciso. Io ho queste immagini di Albo. C'era un altro Albo. C'era un altro Albo. C'era un demone che poi è uscito dal corpo di Albo. Piano piano è uscito. E lui fece
sei eventi, sei feste d'estate, sì. Nell'estate 2009. Sì, sì. Proprio mega spot e soprattutto mega qualità. Dai, però dai, non c'è, non c'è perché dobbiamo esatto. Diverbi un po' di critica, allora, ma niente, no, di che. Un episodio te lo racconto io. Il loro modo di litigare era questo: si arrivava nello stesso locale, mi sono trovato in mezzo a una di queste scene, e la gara era chi ordinava più roba da bere, quindi chi spendeva un euro in più dell'altro aveva vinto. Ma era una situazione Milano Marittima. Ma qui eravamo già amici, però Ah, lì eravate già amici? Sì, sì. Quella volta al Caino? Sì, sì. Giura. Cioè, quando ho visto il conto eravamo meno amici, però eravamo più amici. Ah, io pensavo fosse una gara. No, no, no. Ah, eravate già amici. C'era stata anche una volta di uno dei due ha cacciato l'altro dal locale? Sì, sì, i tempi dell'Energy. Giura? Allo sì. Ma come fai a sapere queste robe, Berti? Vabbè, cioè. La trasmissione lui si è preparato. Si studia. Ah, cazzo. Giustamente. No, ha chiamato Albo e gli ha chiesto come era successo. Albo, che cazzo devo dire a Michael? Ok, ok, perfetto. Sì, sì, è successo. L'Energy, lui organizzava delle feste bellissime dove spaccavano l'impianto puntualmente e noi dovevamo pagarlo, e quindi un grande amore per Albo. Ah, i tempi che te facevi la domenica? No, facciamo anche il sabato sera, noi dovevamo pagare i danni delle tre eventi che faceva Pasqua con dei bellissimi. G5, me lo ricordo. Dopo è nato l'amore grande e amore. Sono arrivati anche tanti successi. Esatto. Tanti successi insieme, sì. Tanti successi. Tant'è che il ruolo di Michael è principale, oltre alla gestione in toto, è la sua skills, è la direzione artistica. Quindi è il creativo. Lui è il creativo dei due. Vedi, cioè, guarda lì. Poi è sempre che cosa si è inventato, No, però comunque, no, sappiamo che vai molto fiero dell'allestimento di quell'estate. Guarda che l'abbiamo preparato. L'estate dei pirati che avevamo fatto nel giardino era. Quando ho rivisto le foto, molto azzeccato. Non mi ricordavo quel teschio gigante, fighissimo. Sì, ce lo l'avevamo preso dal. Guarda che bello. Dai carri di gambetta. Il Pleasure quello? Il Pleasure, magari gli allestimenti erano carini, però quella gente lì non c'era. Quindi non lo so. Sì, questo è sicuramente uno dei più belli. Avevamo Red ai tempi, avevamo Red che era il tutto fare. Madonna, Red. Ce l'abbiamo più. Quante botte che mi ha promesso. E mai date? Non è mai riuscito a dartele? Mi staccava l'impianto. Beh, quello faceva bene. Sì, quello. Dicevo, sì, sì, la prossima, poi mi accorgevo che. Quello lo faceva spento. Per tutti, credo. Favore alla comunità. Abbiamo anche una serata. Una delle serate. Forse una delle. No, delle prime no, forse delle prime con Albo, non so, Matti, aiutami tu, siamo nel 2011. Eri il professionista delle date, qui? Te, Bacche. Già siamo, qui? Siamo già qui. Ci si può toccare? No. Guarda che questo è un ricordo felice. Ma passiamo, siamo ancora ad agosto, siamo un po' ancora prima. In momenti top. Ah, ok, allora siamo in momenti top. 2011. Ma ci arriviamo. 2011 è finito ad agosto. Passiamo direttamente alle serate, non facciamo vedere neanche i flop delle direzioni artistiche. Ah, sappiamo anche i flop delle direzioni artistiche. L'IKEA. No, giura che ha sbagliato qualcosa. Ah, sì, beh, sì. Si può sbagliare. Guarda qua, dove c'è indice a casa. Allora, Michael, a me questa me l'hanno fatto vedere. Sembra di entrare a Scavolini. Quello è stato un autogol che neanche Delict, come lo chiamate voi della Juve, neanche lui. Quello allestimento è durato due mesi. Tempo che abbiamo messo per farlo. Fecimo l'inaugurazione. Sei stato contento anche stavolta? Bellissimo. Ma poi fu un lavorone. Avevamo . Anche un'altra foto. Perché fu un lavorone importante. No, . Infatti è una roba a riguardare. Ma c'era il tavolo nel bagno. Ma come fanno? Come ha fatto a non capire un allestimento così? Dopo i bagni ci arriviamo, però. Cioè, mettevamo le bottiglie dentro il cesso. Era una cosa bellissima. Però di questo è rimasta la botte gigante dove c'è Cleto dentro ancora. Dove sta Cleto? Salutiamo un nuovo follower. Penso Ada modificato. Poi Adamo. Comunque, questo allestimento l'abbiamo smontato dopo. Due mesi, ho fatto metà ottobre. Gli avete dato proprio. Basta, quindi è la partita in corso proprio. Cambio al volo. Quando uno sbaglia lo deve riconoscere, deve essere anche veloce. È stata una minusvalenza mare, come si dice nel calcio. Bravo. A gennaio, quando abbiamo riaperto dopo la pausa natalizia, avevamo stravolto già il locale. Abbiamo una chicca. Ci dicono di una chicca. Anzi, esatto. Abbiamo uno scandalo, dalla regia. Madonna, Guido, come pensi? Vediamo un po'. Aia. Ai, avevo detto che eravamo ai bagni. Troppe cagne, poche ciotole. Esattamente.
cosa volevi dire? Che messaggio volevi lanciare con questa scelta? Noi ci dissociamo. Allora, intanto questi erano i bagni delle indie, i bagni delle donne. I bagni delle donne. Quella sopra è una ciotola. È una ciotola. Tra l'altro, allestimento scelto non direttamente da me. Addirittura. Da una donna. Ma da una ragazza dell'ingresso che adesso non lavora più con noi. Ah, e... c'è subito dopo perché quella cosa lì fuori. No, è andata ancora tanti anni. Lì ci fu uno scandalo incredibile. Tutti i giornali. Qui i giornali, eh. Ho detto, non ho mai parlato di noi per, per le ciotole nel bagno. Bastava fantastico. Mettere due ciotole per far parlare un po' di noi. E niente, che quello abbiamo dovuto smontarlo. Ma lo rifaresti? Lo rifaresti? Ma adesso in questo periodo che è super bigotto direi di no. Adesso no, eh. Allora... Ma adesso che siamo chiusi possiamo farlo. Allora era provocatorio, ma tutto... Dopo lì è stato preso... quel particolare, ma anche nei bagni degli uomini ce n'erano di ogni, ma ovvio che se lo fai nei bagni degli uomini è un'altra roba. Bagni degli uomini c'era la Camaggi che ci guardava il pisellino, sì, se non ricordo male. Non solo la Camaggi, esatto. Ce n'erano diversi. Sì, sì. Beh, c'è sempre stato uno delle scelte molto estreme comunque. Michael, hai sempre usato parecchio. Diciamo che la moderazione non mi appartiene. Esatto. Non esiste il grigio, nel senso. In chat dicono aumentate il numero di ciotole alle indie. Non ma infatti, può, ma infatti non dopo quello scandalo, noi avevamo messa una. Per rispondere a tutto il clamore, avevamo riempito il bagno pieno di ciotole. Detto, questa è la risposta vero, è stata 100 ciotole. Zona detto... più fotografata del locale, tra l'altro. Michael ha detto, adesso scegliamo la diplomazia. Esatto, come sempre. Come sempre. Riempiamo di ciotole. Beh, mi ricordo lo scandalo, un sacco di donne offese. Sì, c'erano le femministe, non l'avevano presa per niente mia bene. Mia mamma, se ci sta guardando, non sarà orgogliosa di questa cosa. No, non lo sapeva la Flora, non era non tra quelle del blog al femminile. Avvisata. No, non era stata avvisata. Vabbè. Però, non è orgogliosa, ma anche per altri motivi più poi grave. Persone esatto. Chi si è offeso, proprio persone che frequentavano le discoteche tantissimo. Esatto, circa... trent'anni prima, esatto, sì, che sì. Si erano calate nel contesto, sì, diciamo, sì, sì, sì. Nella comunicazione perfettamente in target. Tu Mare cosa pensi? Se fossi il direttore artistico avresti fatto una scelta del genere? No, queste domande a me no. Perché te? Perché? No, dai, perché Mare no, ma hai detto che non si può in questo periodo ma hai detto che non si può neanche più dire nano, ma hai detto l'altro giorno. No, te l'ho detto perché l'ho letto. No, lui deve fare io voglio continuare body shaming. Quindi come si dice, dico Michael. Esatto, come si dice uno basso? Persona Michael. Di bassa statura. No, diversamente alta, mi hai detto. Anche diversamente alta. Comunque c'erano anche le caramelle lì dentro, cioè uno entrava in bagno. Sì, era una cosa simpatica. C'erano le caramelle dentro la ciotola, cioè non mi ricordavo. Sì, sì, una cosa. Quindi di su una poteva studiata. Anche essere golosa, giustamente dici. Era un calo di zuccheri, poteva. Questi sono questa è un po' la cronostoria delle tappe della direzione artistica. Della siamo arrivati nel sotto, cioè era il momento. Però abbiamo fatto degli anche i pirati, dai, anche le cose belle, dai, un po' e un po'. Pensa a te, uno spende non so quanti soldi e rimane nel sotto. Ma sì, certo. Possiamo collegarci a quello che stavo introducendo prima, cioè una delle serate che Michael mi ha indicato come più emozionanti. Anzi, me ne ha indicato un paio che ti giuro non abbiamo trovato un cazzo. Cioè, Francesco Arca e la prima Cristina D'Avena. Qua mi parlano erano di prima di Facebook 2000, esatto. Era il 2009, 2009. Primo inverno. Avevamo trovato una Cristina D'Avena a Natale del 2011, ma non era quella. No, primo anno di Cristina, prima data con Cristina D'Avena, adesso ne abbiamo fatte 16, 17 tipo date. Il amico, siamo amici stretti. E lì invece fu per un carnevale, era Déjà Vu. Era il 2010, penso. Cristina 2010, Arca 2009. È bellissimo perché ci fu una risposta da parte della clientela bellissima, tutti mascherati. E poi quello era il periodo che tra le serate che producevi e i clienti che venivano, il divario di età tuo era piccolo, cioè quindi avevi un sacco di amici in serata. Era ovvio che quando i clienti sono vicini alla tua età è più facile fare il nostro lavoro, esatto. E ti trasmette ovviamente di più, più soddisfazione anche. È impareggiabile, però la cosa difficile è riuscire a rimanere sempre sul pezzo anche man mano che passano gli anni. E negli anni per far questo ci siamo serviti di un attimo al passi. No, volevo dire l'eterno Peter Pan. A proposito del discorso dell'età, mi sembra però che tu sei l'eccezione che conferma la regola, perché con le 2000 poi tu non ti sei trovato malissimo. Io in realtà mi dissocio. Va bene, invece arriviamo alla serata degli Eiffel, che
li avevi convinti a fare la prima arrivata una donazione. Chi è? Marmottino. Marmottino con 10 euro. Grazie mille. Marmottino, chiunque tu sia, hai appena pagato la mia pizza, quindi ti voglio bene. Grazie mille. No, anzi, la mia me l'ha pagata Michael e Fonta. E allora i Fest65 li avevi convinti a fare la data. Com'era la storia lì? Non facevano andate in discoteca? No, loro si erano sciolti. Ah. E vabbè, era stato era il gruppo. Eccoli qua. Col quale la mia generazione era cresciuta. Madonna. E quindi i primi anni di Indie ci siamo cavati le soddisfazioni di riportare nel locale tutto quello che ci aveva emozionato nella nostra gioventù, no? E per fare questa data fu veramente difficile, perché loro si erano separati e fu la data zero. Anche con loro da quella data nacque un legame profondo, abbiamo fatto tantissime date insieme. È scoccata la scintilla, come con si il dice. Loro manager ancora ci sentiamo, si è voluto anche lui, adesso segue Vasco, quindi vabbè, diciamo che ha portato bene l'estate, ha fatto dei un discreto percorso Willy. Ma c'è un aneddoto degli Eiffel, però mentre scorrevi l'album, cosa hai trovato? Ho trovato anche Limpe. Però ho scoperto che era il 60° compleanno di Raff quella sera. Festeggiavate il 60° compleanno di Raff. È lì che Michael sciabolava con un arnese. E c'è una foto di voi due nei festeggiamenti. Faccelo vedere. Eccoli qua, guarda qua. Cioè, era un po' bronzato. Fonta, ma noi era lo stesso mese, cioè te. uno dei due era sbagliato. Cioè, io sono Bach e te sei mare. Cioè, ma eri abbronzato quell'estate. Ma guarda quanti capelli che ho, cosa mare. No, io lavoro di giorno. Ah, ecco, è per quello. No, però stava sciabolando per il compleanno di Raffa. Poi stavamo sciabolando, cos'è? Un angolare. Vabbè, sciabolavamo con qualsiasi cosa. Michael io ho una chiave inglese e lui c'ha un angolare di ferro. Vabbè, ci mettiamo qualsiasi cosa riuscivate a sciabolare. Nostro retro cambusa. Dopo ho comprato le sciabole, perché adesso allora, quello, siamo evoluti. Quello dietro con la maglietta stasera faccio il bravo è Matro. Che salutiamo. Ha inaugurato stasera? No, lo so. Ma poi dei grandi successi non abbiamo parlato, non abbiamo trovato nessun contenuto a proposito. C'è anche stata la serata di Gigi D'Agostino, mi pare. Ah, sì. 4-5 anni fa. Delle serate recenti. Non aspetta un secondo, perché ne abbiamo messo un'altra che te la facciamo quella, vedere quella dopo. Sera lì non c'erano solo Michael e Fonda. Abbiamo trovato un altro guest. C'era un altro special guest. Oggi ti trovi qui a fianco a loro, invece nella serata degli Eiffel il 20 agosto 2011, guarda dove eri. Ce l'abbiamo dalla regia? La regia è lenta. Spero l'abbiate cancellata. Michael, lo riconosci quello a fianco Berti? L'altro? Ma era un io riconosco il DJ, l'altro era un suo Pierre. Bravo. Porca giusto, vacca. Da questa da questa foto possiamo notare che H&M vendeva già le camicie, oltretutto. Sei d'accordo? Non esisteva ancora H&M. E non facevamo nemmeno la selezione per l'abbigliamento d'ingresso. Madonna, che brutto, disse già. Sì, doveva essere il periodo in cui guardavi Goku, quello lì verde. Cos'era? Era il privé Divine Fantasie? Divine Fantasie, esatto. Nome bellissimo, tra l'altro. Tu lavoravi con Duma, con Vince. Lavoravo con Duma, con Nasso, con Impe. Nasso, bravissimo. Eravate tutti simpatici nel gruppo? No, è una domanda. Impe è simpatico. È vero. Salutiamo l'Impe. Invece possiamo cavarla adesso. Quella è stata l'estate che mi sono lesionato un tendine a sciabolare? Sciabolato, si è allungato un po' troppo, ha preso una bottiglia già sciabolata. Vorrei lì. Dire che era stata un'estate non troppo fortunata fino in fondo, dai. Vabbè, però dovevamo proprio parlare. Vabbè, dopo le 18 le parliamo anche di lui. Prima di arrivare all'insuccesso famoso, abbiamo scelto anche una foto di una serata recente dove eravamo protagonisti anche noi, come successo. Sì, Guido, ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo. Eccola qua, anche perché vedi Salmo Le Bonne, che bei ricordi. Abbiamo preso proprio la foto loggata Beatbox per metterci anche un po' di enjoyment. Non svelare tutto. Questo è stato un colpo di fortuna. Esatto, racconta un po', bravo. Io ero in vacanza in Spagna, mi sembra, non mi ricordo. Quando ancora avevi i soldi per andare in vacanza. Quando ancora si poteva andare in vacanza e ancora avevo più di 5 euro in tasca e potevo andare in vacanza. E mi arrivò questa chiamata da un nostro caro amico, lo salutiamo, Marco Trioschi. Ah, salutiamo Marco, giusto. Che si era liberata una data di Salmo e bisognava decidere
in fretta e furia se farlo o non farlo. La cifra era impegnativa. La cifra era decisamente impegnativa, però l'ospite ne valeva la pena. Io la mia macchina l'ho pagata meno. Io feci il bluff anche di telefonare ad Albo e anche a te, sì, sì, chiedendovi voi cosa lo fareste, ma ci pensiamo, eh. Stavate tentennando sulla cifra, dopo un po' vi ho richiamato e ho detto vabbè, io gli ho detto sì. Io l'ho confermato, io l'ho già confermato. Fatemi sapere cosa pensate. Anche, anche con noi poi ci aveva rigirato la finta, Matti, dicendo ma voi no, cosa non farete? Era una finta, io vi scrivevo, dicevo voi cazzo, cioè secondo voi fa il delirio? Oltretutto non eravate tutti d'accordo nel no. dire fa il delirio. Viso mi sembra che avesse detto di non farlo. No, intervenne Viso e dai, siete tutti scemi, a Salmo, andiamo avanti per favore. Grazie Viso. Abbiamo fatto Salmo per merito di Viso, non tuo. Esatto. Per merito di ma video. Io lì mandai un messaggio ai capi, ho detto fate un attimo un bonifico al volo, un po' importante, un bonifichello, però li riprenderemo e è stata una serata bellissima, eh. Forse era in quell'occasione che eri così bianco, Fonte, che dovevi fare quel bonifico dopo il bonifico, sì. Subito dopo. Però non è tutto rose e fiori, non è tutto rose e fiori, no, siamo arrivati, doveva arrivare questo momento, io eccolo lì. Oltretutto, 16 settembre, mentre cercavo un po' i contenuti di Bob Sinclair su Facebook, ho letto che nella promozione i vari Pierre, ma piuttosto che i Sasso, lo zio Ben, scrivevano la serata delle serate. Assolutamente sì, doveva essere la chiusura, la presentavano epocale così, di una stagione perfetta, una stagione con i fiocchi. Locandina però, come è potuto essere un flop? Cioè Bob Sinclair, questo sarà stato altri, il delirio ci sarà Bob stato. Sinclair che costava sì. tipo tre volte Salmo. Sì, quelli erano l'introduzione delle prevendite alle Indie, per quella serata ci furono le prevendite per la prima volta. Per prevendite. Se ne vuoi un po'. Tanto amate prevendite. Un'attesa incredibile. Ne ho vendute 13, fare. Se ti può interessare. Io uso quello. Ti faceva il Pierre, ti è andato l'omaggio Berti 13? Non credo, no. Ne ho tenuto ancora uno scatolone pieno in vendute, ovviamente. Mi ha pagato l'ingresso anche io, Mike. E poi io... stato veramente hai detto tamponiamo un po', dai. Una serata veramente traumatica. Tra l'altro era il compleanno, era un venerdì però. No, però andiamo avanti con le foto. Ecco, sì, se vogliamo dimenticarlo anche. Ci siamo anche con degli altri contenuti. Perché lo siete andati a prendere in grande stile. No, sono andati via. Siamo partiti con lui, con il suo jet. Eravate già tristi. Sì. Lì eravamo già poveri. A proposito, eravamo già poveri. Beh, però eravate, l'avete mascherato. Albo, c'è anche Albo mare, era leggermente anche gonfio. Ti ricordi quando parlavamo di Albo? Ciao, e il diavolo che aveva dentro? Ecco, qui era ancora dentro, come vedi. Cioè, però, Michael, hai anche accennato un sorriso in questa foto. Sì. In realtà, secondo me, lo abbracciavi anche. Dietro aveva un coltello. Il viaggio. Sì. È Albo, è Albo. Il secondo è Albo, sì. Il viaggio Bologna-Parigi in questo mini jet, questo uno attaccato all'altro. Con la simpatia di Bob Sinclair a fianco. Ma lui dormiva e stava sveglio. Lui faceva finta di dormire perché si doveva riposare. Perché. Ok. Sì. È stato un viaggio veramente. Però ci siamo divertiti. Abbiamo fatto due giorni. Immagino. Due giorni... la gioia. C'era una Techno Parade dove lui era il testimonial. Ma quindi voi siete saliti sul jet con Bob Sinclair? No, cazzo. Dopo il flop il jet grande della nostra carriera. Giustamente dici. No, è lui che è salito con loro. No, no, ce l'ha concesso. Perché nel contratto lui doveva fare la data a giugno. Poi la posticipò per non so quale impegno e noi in Calletti sì va bene lo stesso anche se la rimandiamo lo stesso sì. Nel frattempo uguale. Fece altre tanto due tre date spacchiamo. Non possiamo sbagliare che noi non sapevamo ovviamente detto va bene quando c'è settembre ma sì settembre ma sì. Aggiungiamo una data va bene non c'è problema abbiamo paura di niente fa però se faccio la data mi dispiace io il giorno dopo un festival qui devo arrivare perfettamente riposato in orario. Ho bisogno di avere anche un jet privato. Ormai pagato. Tanto. Cosa vuoi che sia? E ho detto: vabbè, dato che dobbiamo pagare sto cazzo di jet, almeno facciamoci il viaggio anche noi. Almeno andiamoci. E quindi abbiamo pagato anche un supplemento per far rimanere l'aereo lì un giorno in più. Perché non sei andato, Fonte? A te ci stai bene su quel jet? Sì. Però è che stava male dopo. No, è sempre quella cosa che io devo lavorare. Dai. E poi c'era Aquo che era stato il premio per il miglior PR della stagione. PR. C'era un posto libero nel jet, ovvero in fondo, in mezzo ai bagagli. Aquo è venuto come miglior PR. Aquo è venuto. Ha vinto il viaggio. L'anno dopo, il miglior PR ha vinto un telo da bagno. Esatto. L'incidenza della serata. Pensa che culo. No, ma era piccolo il jet dentro quindi? Eh sì, erano sei posti. È un piccione. Un piccione. Ah, è un piccione. Quel tipo lì. Però al ritorno qua senza Bob ci siamo divertiti come dei matti.
Sempre su quello siete tornati? Eh sì, abbiamo fatto stare l'aereo un giorno. Che lo pagano, l'ha lasciato. Ah, pensavo là. Che il viaggio pagato fosse solo no, il no, c'era una gran baza. Se tu davi altri 1000 euro, una volta dice, è stata una baza. È una gran baza. Se davi altri 1000 euro, lui poteva rimanere fermo lì in aeroporto. Detto, vabbè, per 1000 euro. Se c'era la baza che con altri 5000 stava due giorni con te. Ha detto no, basta. Troppe baze, troppe. Quindi è stato un giorno a Parigi? Un giorno a Parigi, praticamente non abbiamo dormito dall'incazzatura. No, infatti volevo dire... No, cioè, però se non piangi, come esatto, fai a volevamo fare sapere cioè, due dettagli di quando siamo arrivati stato, alla serata. La serata è stata un flop e adesso se vuole dire qualcosa lo dirà. Ma quello che vi chiedo io è, come cazzo avete fatto poi a partire a dire, boh, ci svaghiamo? Non è facile. Allora, quella serata lì era anche il compleanno di Sasso. Ok. E anche Albo era vicino col compleanno, quindi si misero, non so come, riuscirono a festeggiare durante la serata, sbocciavano bottiglie nella serata, quindi c'erano pure i loro amici nella serata, cioè loro si ubriacavano, io ero nel salottino di sopra, guardavo la serata nel glam. Scossavi penso la testa. Che quei numeri non li abbiamo fatti neanche con la neve vabbè, quindi tutti sbocciavano, sì, ma continuate pure a prendere le bottiglie, che tanto meno 200 meno 300, mamma mia, veramente è stato un patema incredibile. Siamo partiti a fine serata incazzati come dei puma. Quindi lì la foto quando partivate erano che ora? No, lì era l'arrivo a Parigi. Lì era l'arrivo, siete partiti dopo la serata in dritto? In dritto, dopo la serata, e abbiamo fatto tutta la giornata per... Abbiamo visto questa Techno Parade, bellissima. Poi i francesi sono simpaticissimi, proprio una cosa... E abbiamo girato un po' per tutto Parigi, abbiamo fatto anche serata. La sera lui suonava in un locale. Io e Cesare, incalliti, andiamo. Dopo due giorni che... Dopo sono entrati armati e dormivamo. No, si è rimasti in hotel. Abbiamo fatto serata in hotel. Beh, comunque, dai. Due dettagli della serata, sto punto. Ah, due dettagli, io mi ricordo solo che... No, per vendere, come... No, io non mi ricordo, non lavoravo. Per vendere più prevendite avevate aggiunto gli occhiali nella prevendita. Gli occhiali è stata l'unica cosa positiva. C'erano già? C'erano. Era bianchi, era viola, il lancio. Io mi ricordo gialli, tutti questi occhiali di Pop Fashion Club. Neri. Beh, quella è stata una mossa di marketing importante, perché è stato il lancio del restyling del locale. Okay. L'inizio, che poi è stata un po' la svolta del nostro locale, che prima d'inverno... E avevamo comunque una linea piuttosto fighettina. Parliamo ancora di tutti i sabati come programmazione? Tutti i sabati, sì, okay. Tutti i sabati. Prima si chiamava Déjà Vu, era arrivato come progetto e anche come idea di locale. Non andava più il troppo locale fighetto. Modello Pineta, per okay. Capirci. Sì. E noi da quell'occhiale in avanti d'inverno è lì che abbiamo fatto la l'avete svolta. Reso più pop. Al locale è stato completamente stravolto. E ogni zona era curatissima nei dettagli, e i muri, i bagni, ogni privé diverso, i pupazzi, vestimenti ovunque. E sì, discorso del locale instagrammabile, perché okay. Adesso non so neanche se fosse Instagram. In tempi non sospetti, forse no. Esatto. Lì ci fu un lavoro importantissimo e da avanguardia. Lì abbiamo cambiato rotta. E dal di lì che hai iniziato a sfogare la tua vena artistica. Sì, da lì ci siamo divertiti. Quindi come te lo sei spiegato quella sera lì? Bella domanda. Abbiamo peccato un po' di presunzione. Venivamo da quella era la nostra seconda estate limoni, tutti insieme. E avevamo sbancato per due anni di fila. E l'idea di Pop Sinclair, buttiamo un po' di soldi nel cesso. Ma no, ci eravamo montati un po' la testa, pensavamo di poter fare anche un infrasettimanale con degli ospiti importanti. Infatti era un test per vedere se potevamo farlo e non l'abbiamo più fatto. L'infrasettimanale. Sono partiti col test con lo modo. Avete mai saputo l'infrasettimanale delle Indie? No, è presente quando si dice fare quei test dove rischi poco. Esatto. Era uno di quelli. Esatto. L'infrasettimanale comunque non l'ho mai sentito, Matti. Non so se te ci sei mai andato. No, non l'abbiamo mai fatto. E niente, dal di lì è stata una serata dove abbiamo richiesto un biglietto d'ingresso al quale la nostra clientela non era abituata. Un po' alto, esatto, eravate cresciuti. Sì. 23? 26? No, andava intorno ai 30 euro. 25-30. C'è Sasso che me la ripete ogni 3x2, una mia frase storica che ripetevo man mano che arrivavano gli exit poll delle prevendite che non vendevano. Esatto. Quindi io ero abbastanza incazzato e dicevo, vabbè, oh,
se non hanno 30 euro per venire in Indie, si staranno a casa. E si sono stati a casa. Li hanno preso e l'hanno ascoltato. E si sono stati a casa. Quando sei influente è così, Mario, dopo condizioni. E quindi dai, ci siamo rimessi a sedere. E si è ripartito. Però erano comunque meglio una serata così, Fonte, che i giorni di oggi, sei d'accordo? Questi sono dell'India. Beh, oh, okay. Te hai l'occhio se ne reso subito. Fai donazione, prendi i microfoni. Cazzo. È che adesso sabato, se ti servono, te li riportiamo. Li uso tutti sabato. Li usi, li voglio proprio. Mentre lavori, te in ufficio stai col microfono. Certo. Hai detto che lavori. Parlo con me stesso col microfono. E poi siamo arrivati, Bacca, ai giorni nostri, perché siamo arrivati un altro contenuto delicato. Siamo arrivati ai giorni nostri e, come tutti sappiamo, le discoteche sono chiuse per colpa delle Indie. Esatto. Non è che no, perché le altre andavano tutte bene. Eccolo però... qua. Eccolo qua. No, oh, le magliette, Mare, porta un po' di magliette in puntata. La vado io, mi faccio gin tonic. Ah, avevo detto le magliette. Le ultime 5 magliette rimaste? Le ultime 5 magliette rimaste. Quindi dovrebbero valere ancora di più? Vai, andiamo in chiusura a raccontare. Intanto abbiamo un po' di magliette, hanno stato le Indie. 5. Facciamone vedere una. Sono rimaste. Facciamone vedere una. Mare, ti va bene questa come misura? Credo. Sì, quest'estate abbiamo scoperto che la pandemia è nata dalle Indie. Alle prime 3 donazioni regaliamo la maglietta, cosa Berti? Sei d'accordo, Berti? Cosa fai che non si vede niente? Alle prime 3 donazioni regaliamo una maglietta. Bene, a partire da adesso le prime tre donazioni... Ci abbiamo raccolto 1.000 euro quest'estate, non fate i poveri con le donazioni. Ci hai raccolto 1.000 euro. Qualsiasi importo, le prime 3 donazioni avranno una maglietta. Hanno stato le Indie. Perché queste sono usate. Si scherza. Le usava Piero per fare i lavori lì. Esatto. Cosa è successo quando è stato le Indie? Abbiamo stati noi, serata di Ferragosto. Serata di Ferragosto. Molto bella. È stata un'estate, lo sappiamo tutti. Atipica. Atipica. Faticosa. Stressante. Tensione tutte le sere. Conta le persone, blocca, te sì, te no. Tantissime lamentele perché rimaneva fuori. Ogni sabato lavori, non sai se lavorerai il sabato dopo. Non apriamo, controlli. E nonostante tutte questo, va che le prevendite nei cosi le vendeva lo stesso. Sempre di nascosto. Certo. A lui fa così, ma Ferragosto, che sapevamo che sarebbe stata l'ultima serata. Esatto. The Last Dance. The Last Dance. Abbiamo fatto quest'ultima serata. Finito, dovevano riaprire le scuole. C'era un po' di casino con i trasporti. A qualcuno bisognava dare la colpa. C'erano quegli autobus pieni. E allora il Covid, il Covid è nato dalle Indie. Benvenuto, Luca. Ciao Luca, grazie. Non è una donazione. Hanno stato le Indie. Hanno stato le Indie. Hanno state le Indie e niente. Ma come sempre avete saputo scherzarci sopra, dai, magliette, altro. Sì, altro sdrammatizzare perché sdrammatizzare. Era abbastanza, cioè, si arriva un colpevole, dai. No, però abbiamo visto che adesso con tutti i locali chiusi, la situazione è decisamente migliorata. Va tutto bene, a posto, cioè anche le scuole sono aperte. Che più di noi aveva fatto più danni anche Briatore. Infatti l'unica regione bianca è la Sardegna. No, ma infatti però Bacchi, che è il trader del gruppo e ha sempre il Sole 24 Ore aperto, prima mi ha detto che quando è che siamo a posto? No, prima io sono scossa la testa. Io sto con Albo. A luglio? Io sto con Albo e dico che a ottobre ci siamo dimenticati del Covid. Però non è stato. A ottobre è passata l'estate, le Indie stanno chiuse. A ottobre ce lo siamo dimenticati, però non è che te lo dimentichi in 2 giorni. Bravo. Ah, ok. Bravo. Io ci credo. Vabbè, ma io sto dalla parte dei fiduciosi. Anche perché adesso la domanda per salutarci per chiudere è quando aprono le Indie. Cioè, esatto. No, anche perché un'estate senza Indie non si può fare. Senza Indie non so stare. Senza Indie non so stare era un altro motto. Per chi volesse, se no c'è il Blues Hotel a Cervia dove si può ballare tutte le sere. C'è tantissimo. Gli hotel non chiudono mai. Gli hotel non chiudono mai. Io ho un contatto buono al Blues Hotel. Se mi scrivete. È sempre quello con i soldi. Esatto, sempre quello che lavora. E vi possiamo far star bene al Blues Hotel. Quando aprono? Non si sa. Albo ha detto metà luglio. Io ho ragione. Metà luglio. Dopo la notte rosa, perché la notte rosa fa sempre un po' di casini. Quindi facciamo passare la notte rosa, Mare. Allora possiamo chiudere la puntata dando appuntamento a tutti quanti alle Indie sabato. Non so quando è. Decidete voi. Finiamo. Facciamo così: sabato 20 luglio. Sabato 20 luglio. Poi, 20 luglio vediamo che giorno è.
Avete i vocalist più bravi della Romagna. Luca, che sarà Luca vocalist. Luca, sarà Luca Rossi, che Luca si scrive Rossi. Che avete Luca. Allora, posso dire una cosa? Di Matro. Posso dire una cosa? Luca Rossi, io è dall'inaugurazione del Baccara dell'anno scorso che dico a Matti: Matti, al Baccara portaci Luca Rossi a fare il vocalist. Lui, è vero, no, non me l'ha ancora portato. No, perché... Quindi Luca, se ci stai ascoltando, io sono un tuo fan e spero di vederti e presto. Ti volevo far notare che non te l'ho ancora portato perché i locali sono chiusi. Esatto, cioè, cazzo, te ne facevi di Luca? No, dall'ultima stagione che abbiamo fatto, cioè, è una vita che lo chiede. Beh, se Luca vuole venire qua. Però se vuoi venire ti facciamo fare il vocalist del salotto, non so, qualcosa così. Esatto. Bene, Mare, dai i prossimi due appuntamenti, poi salutiamo. Dai, perché fai così? Allora, il prossimo appuntamento è sabato 3 aprile. Sì, da che ora a che ora? 12 ore. Dalle 4 alle 4. Dai, Marcio, dalle 4 dai, alle 4. Michael mi ha chiesto, ma che maglietta ha? Batoste, Batoste. Porca puttana. Bella. Col coccodrillo ci sono. Sai cosa mi ha detto? Ne hanno venduto un 3. Mare, scusa, potresti far vedere la tua maglietta? Sì, dai, falla vedere. No, la scoreggia, non dai, casco falla più. Vedere. Falla vedere. Se sono vestito bene sempre, non è colpa mia. Ah, esatto, giusto. 3 aprile, dalle 4 alle 4, 12 ore non stop. La musica non si ferma. Bravissimo. Andiamo al Baccara. Andiamo in diretta sul nostro canale dalle 16 alle 20 e in contemporanea interviste Federico Scavo e altri ospiti sul Salotto Enjoy. Esatto. Poi il Salotto Enjoy invece ci vediamo quando? Lunedì 5 aprile Esther Edition. Esther? Chi è? Un ospite? È la tua amica Esther. Ah, Esther Edition. È che è scritto Esther lì negli appunti. Lui è un DJ, non è vocalista. Esatto. Dalle 21:30, anticipiamo di un'ora. Bene, salutiamo bene. Tutti. È stato salutiamo bravo. Michael Fonta. Grazie mille. Adesso vi lasciamo. Con il nostro DJ. DJ set di Gadda. Poi a seguire, quando finisce il salotto, tutti sul canale della musica non si ferma. Ah, bravo, madonna, bravo. Giusto. Per fortuna che c'è Bache. Grazie Michael, grazie Fonta.